Allora riprendiamo con gli altri quattro interventi, il primo dei quali è quello di Adriana Capriotti. Il titolo è Diagnostica per un cieco incompiuto. Grazie Cristina, grazie Gianni, cari amici, gentili colleghi. Io avevo già detto subito, quando cortesemente Cristina mi ha invitato, avevo subito detto a Gianni che io non ho un nuovo cieco da presentare. Quindi parlo di un vecchio cieco, parlo di questo dipinto molto bello della Galleria Spada, Un cantore e un bevitore. Una delle poche cose sicure di questo dipinto mi sembra essere il fatto che è incompiuto. Vediamo un po' queste analisi diagnostiche che sono state svolte su questo dipinto in collaborazione con l'Accademia Carrara, che gentilmente le ha promosse proprio per approfondire. Insomma, è un quadro incompiuto, quindi particolarmente importante è avere tutte le possibili informazioni, e in questo caso è davvero rilevante, anche perché è un'opera, voi la vedete in mostra, un quadro veramente bellissimo, ma che certamente dovrebbe essere sottoposto, insomma, ad un intervento conservativo teso a rimuovere una vernice che è davvero fortissimamente ossidata. Però in una condizione del genere, cioè con un dipinto che effettivamente presenta uno stato di non finitezza, prima di attentarti anche in un'operazione del genere, è molto utile sapere dove si va, insomma, essendo, come sappiamo, la diagnostica, insomma, quella scienza che in certi casi è veramente indispensabile, in certi casi è molto utile, in certi casi è totalmente inutile, ma tu per saperlo la devi comunque fare, in certi casi addirittura dannosa, non perché danneggi le opere, ma perché danneggia lo storico dell'arte, che inizia a vedere una serie di cose che non ci sono, eccetera eccetera. Quindi tra 2016 e 2023 effettivamente la Galleria Spada ha avviato un robusto lavoro proprio sulla diagnostica. Effettivamente, diciamo, in galleria non era cospicuo, ecco, il numero di radiografie, di indagini, insomma, ce n'era una, però non si trovava. Quindi abbiamo pensato che fosse, insomma, opportuno iniziare una campagna. E diverse opere sono state a questo punto analizzate, la Santa Cecilia di Artemisia che vedete qui, la Madonna col Bambino in corso adesso, un lavoro, i Cantori e i Bevitori, Lanfranco, insomma molte opere di questa sala dei Caravaggeschi, in cui sono conservate naturalmente opere celeberrime, bellissime. Questo discorso sulla diagnostica è nato in prima battuta, così solo per saperlo, dal fatto che effettivamente a mio avviso c'erano almeno due capolavori impressionanti posseduti da questa galleria che ti dicevano: senti, mi fai qualche indagine? Uno è il ritratto bellissimo di Ragazzo che ride di Annibale Carracci, su cui molto si è ovviamente discettato il pentimento, eccetera. Mi sembra, insomma, che fosse proprio molto utile analizzarlo compiutamente, cosa che è stata fatta. I risultati ovviamente verranno dati in altra sede, però insomma quella è stata la prima opera che effettivamente è stata sottoposta a questo lavoro. Un'altra opera che anche ti diceva qualche cosa, cioè ti prego, fai qualcosa per me, altra opera che dovrebbe essere restaurata, una cosa complicatissima, perché ovviamente qui il verde, insomma, sappiamo, era la Santa Lucia di Furini, un quadro amatissimo, un quadro su cui si è concentrata anche una lettura critica molto estesa, no? A partire proprio da quel becco d'aquila che c'è tra i capelli, quindi Santa Lucia, la santa della vista, allora l'aquila ci vede molto bene, insomma, non lo so, io una Santa Lucia con un'aquila in mezzo alla testa non l'avevo mai vista, per cui anche lì ho pensato forse bisogna, questi sono quei perché dico, quindi, perché alla fine poi è un po' lo storico dell'arte che anche deve governare tutta questa faccenda, perché insomma
uno che un po' guarda si rende conto che probabilmente lì qualche cosa insomma succede di interessante, di utile. Quindi insomma sono nate così queste indagini diagnostiche alla Galleria Spada. Molti hanno concorso, diciamo, a questo mio progetto, insomma, quindi molti amici insomma hanno aiutato. Le indagini sono state condotte ovviamente da tanti laboratori diversi. Queste in particolare che vi presento sono state condotte da MB, tanti di noi ovviamente conoscono Marco Cardinali, Beatrice De Ruggeri, Matteo Positano, che ha insomma fatto un piccolissimo prelievo. Qui vi ho elencato le analisi che abbiamo fatto: un ultravioletto, un infrarosso in falso colore, una riflettografia, un RX, una stratigrafia. Ovviamente sono tutte indagini non invasive tranne la stratigrafia, ma per stratigrafia noi ovviamente intendiamo un prelievo microscopico in una parte assolutamente periferica del dipinto, che quindi in questo caso è stato fatto, diciamo, sul fondo bruno. Che cosa sappiamo di questo dipinto davvero così impressionante, davvero così affascinante? Una cosa, diciamo, è abbastanza certa: possiamo ancorare veramente novembre 1641 il pagamento per una cornice alla fiorentina di bella fattura, quindi questo già ci dice qualche cosa, no? Perché insomma un documento che ti dice è una cornice proprio di bella fattura per un quadro che c'è dipinto, due mezze figure, una tiene un fiasco, l'altra un bicchiere, detta cornice, alta palmi 4,5, larga 5,5, il che ovviamente se è una cornice è giusto che sia un po' più grande del dipinto. È un dipinto che misura più o meno, diciamo, 100x70, quindi per palmi diventa praticamente 120, insomma, per 100, insomma, una cosa così. Quindi questo documento sicuramente, insomma, ce lo colloca già in collezione. Quando Bernardino Spada, naturalmente perseguitando il povero falegname Battaglini, che era una delle vittime, diciamo, preferite di Bernardino Spada, che gli chiedeva di fare cornici, pezzi di gambe, dei tavolini, cose di tutti i generi, insomma, Battaglini produce questa cornice che non c'è più. Il quadro quindi è in mostra con una cornice, insomma, anche tra l'altro in stile, una cornice abbastanza brutta, purtroppo questa cornice non c'è più. Mi fermerei un attimo sulla questione, cioè mi fermerei nel senso di lasciare perdere questa questione 1661, testamento di Bernardino, un quadro con due figure che ridono, perché noi sappiamo benissimo come i documenti della Spada siano particolarmente ordinati. Intanto l'archivio Spada, confluito naturalmente all'archivio di Stato di Roma, è un archivio ricchissimo, è un archivio ordinatissimo, è un archivio che è stato studiatissimo ed è anche pubblicatissimo. Però è anche vero che dopo 30 anni a volte tu vai a cercare un documento, questo lo sappiamo benissimo tutti quanti, uno cerca un documento, poi questo documento non si trova più, e poi questo documento magari è stato letto, diciamo, c'è stata qualche piccola cosa. Quindi su questa storia del 61 col quadro con le due figure che ridono lascerei un attimo perdere, ma indubbiamente queste due figure anche ridono. L'inventario del 1717, che è un inventario insomma di Fabrizio, morte di Fabrizio, non lo cita. Diciamo che il nostro dipinto riappare con certezza nel 1759, che è l'inventario importantissimo che è stato ritrovato e pubblicato da Zeri, no? Inizialmente. Due mezze figure con un fiasco in mano, opera del Caravaggio, in un luogo rotta. Allora, insomma, io perché ho sottolineato queste, diciamo, messo in rosso queste cose? Allora, la cornice alla fiorentina, perché ci dice che questo quadro era ritenuto abbastanza importante, perché gli veniva costruita una bella cornice, quindi insomma interessante. Due mezze figure, una tiene un fiasco e l'altra tiene un bicchiere, e il problema è che questa non tiene un bicchiere, cioè una tiene un fiasco sicuramente, l'altra il bicchiere non lo tiene, e questo è una cosa. Le altre due mezze figure con un fiasco in mano in un luogo rotta, quindi noi sappiamo che a un certo punto comunque questa cosa era rotta ed era di Caravaggio, nel 1759
che appare questa, diciamo, questo nome così rilevante. Poi dall'Ottocento in poi diventano due mezze figure in caricatura di Michelangelo e di Caravaggio. Noterete che persino quello che dice in un luogo è rotta non dice il quadro non è finito. Una cosa molto buffa questa in fondo, no? Perché ha uno stato così evidente di non finitezza. C'è una figura, insomma, che per, quasi per metà, insomma, non è dipinta, l'altra gli manca moltissimo, quindi insomma, diciamo, sono tutti fatti. E questa figura, la cui ombra si proietta, tra l'altro, l'ombra della mano si proietta, tra l'altro, sulla mano del suo compagno, insomma, sto bicchiere non ce l'ha, allora ce lo doveva avere, era un bicchiere trasparente. Allora io mi sono detta, ma non è che questo fa un gestaccio? Quei gestacci che noi conosciamo, siamo nei bassi fondi del barocco? Questo fa un gestaccio? No, ho detto io, non esiste. Gestacci di cui ovviamente siamo abituati a vedere, c'è stata appunto una mostra ai bassi fondi del barocco che ha campionato tanti di questi gesti, un gesto che sta a metà tra sberleffo, volgarità, insomma buffo, eccetera. Sta facendo quel gesto lì? E allora, insomma, vediamo che prima parliamo di un'altra cosa che qui è interessante. Abbiamo visto che salta fuori il nome di Caravaggio ad un certo punto. Naturalmente tutta la questione attributiva non la vediamo qui, è una questione lunga che ha ovviamente coinvolto molti nomi, tra cui Rambaud sostanzialmente, che è stato però poi, diciamo, negato da Zeri. Quello che vi volevo invece far vedere qui è una cosa interessante, cioè sono gli appunti manoscritti inediti, qualcosa è stato pubblicato e stiamo appunto mettendoli online, sono gli appunti manoscritti di Zeri per il leggendario catalogo della Galleria Spada. E sono delle cose veramente, insomma, bellissime da avere in mano. Intanto Zeri l'ha scritta su, diciamo, un blocchetto del padre, no? E poi vediamo proprio un metodo di lavoro. Questo, insomma, ormai tutti lavoriamo col computer, però io per esempio quando, insomma, ero una ragazza ancora scrivevo e facevo le schedine, avevamo tutti quegli schedarietti con le schedine. E quindi qui vediamo come Zeri, insomma, nel inventariare, studiare, catalogare, poi l'ha fatto molto rapidamente, quel catalogo della Galleria Spada, insomma, l'ha fatto in 2 anni, quale fosse un po' il metodo di lavoro. E quindi vediamo subito, non so, la vecchia attribuzione, no, assolutamente no, scuola romana, eccetera, 1500, soggetto. Interessante, il soggetto qui è vuoto. Perché questo soggetto poi alla fine, sì, certo, bevono, ridono, insomma, però un po' di sfuggente ce l'ha. Mi piaceva far vedere questi appunti, anche perché naturalmente qui Cristina, insomma, Federico Zeri, qui noi ce l'abbiamo, insomma, perché è confluita una parte della collezione di scultura. Tra l'altro, proprio guardavo prima di sotto, che c'è questo rilievo, i due carinissimi rilievi di Zeri, di Duquesnoy, uno dei quali è veramente poi il gesso della Galleria Spada, quindi molto, insomma, molto interessante. E qui sono elencate tante attribuzioni. Alla fine, visto che Longhi rifiutava Rambaud, si è andato verso Baillart. Secondo me ci sta più Rambaud, se proprio bisogna dire. Insomma, comunque, il dipinto è stato, diciamo, dato a Baillart da Zeri. Qui noi siamo con un visibile, quindi diciamo con una fotografia a luce alogena, insomma una fotografia che ci mostra il quadro tal quale, e siamo con un infrarosso in falso colore. Infrarosso in falso colore, insomma, è un'analisi che pone sempre un po' di problemi, ma è finalizzata in sostanza a vedere quali sono davvero i colori. Quindi, insomma, quando il rosso vira in giallo è cinabro. In sostanza
è un'indagine che viene fatta per i rossi e per i blu sostanzialmente. Comunque insomma abbiamo fatto anche questa che ci dice per l'appunto che in questo abito così sgargiante sul quale insomma dovremmo dire qualcosa, adesso Alessio non so dov'è, ma insomma mi ha molto, ecco, io sono molto confusa diciamo da quello che tu ci hai detto, mi ha confuso moltissimo le idee. E quindi questa diciamo è una delle indagini che abbiamo fatto. E ritornando un attimo al discorso appunto di questo gesto, perché io mi sono chiesta, ma questi qui che fanno questi benedetti uomini? Perché insomma alla fine uno ha un fiasco, ride, quell'altro sta così, ma sta tenendo un bicchiere, sta facendo un gestaccio, afferma qualche cosa con grande sicurezza. E quindi insomma poteva convenire, in questo caso noi abbiamo un dettaglio del visibile e abbiamo l'RX. E quindi noi qui siamo abbastanza sicuri che in nessun momento della sua vita Cecco del Caravaggio, perché noi comunque accettiamo questa attribuzione, è stata in un certo senso, anche c'è stato un po' un là a questa attribuzione a Cecco, addirittura in uno dei direttori, no, della Galleria Spada, perché è stato Roberto Cannatacchio, a un certo punto ha detto beh insomma caravaggesco anonimo, però c'è qualcosa di Cecco, quindi trovandosi in sintonia naturalmente già ai tempi, no, con Gianni, insomma comunque Cecco non ha voluto fare gestacci, forse voleva veramente dipingere un bicchiere, certo lì c'è già l'ombra, è molto ossidata, se questo bicchiere era trasparente forse, chi lo sa? C'era sto bicchiere? Boh, non lo so. Questi bicchieri spariscono, quindi poteva effettivamente avere un bicchiere. Vediamo che cosa ci dice invece la radiografia del volto. Sono radiografie che anche Gianni vede per la prima volta, anche Cristina vede per la prima volta. Qui vedete che insomma è intervenuta qualche modifica, tra l'altro nella stesura veramente finale, perché si vede talmente bene, no, che la bocca era un po' più chiusa, adesso è un po' più aperta. Nella bocca si vedevano più decisamente i denti, non si vedeva diciamo la lingua che cantava. Quindi effettivamente qui che cosa voleva fare questo pittore? Prima era più ritrattistico e dopo siamo andati più verso un modello generico oppure viceversa? Questa comunque diciamo è una cosa su cui un pochino riflettere. Quello anche che possiamo dire qui, naturalmente voi vedete che c'è il telaio, no? Questa cosa bianca che vedete intorno al telaio, quando voi vedete tutti questi puntini bianchi significa anche che tra la tela originale e la tela di rifodero, il dipinto è rifoderato diciamo da molto tempo, ci sono diciamo delle materie radiopache che quindi creano un po' questi puntini. Quello che diciamo vediamo per esempio è che già in questa già dalla radiografia capiamo che anche questo copricapo così sensazionale veramente era concepito tal quale. È un copricapo che appunto io qui invoco Alessio, perché voi capite, Gianni nella scheda ha detto ma è vestito da Babbo Natale, insomma ha un copricapo da Babbo Natale. Effettivamente insomma è un copricapo abbastanza inusuale, desueto, abbastanza desueto. Bisogna dire, questo mi ha confortato, almeno adesso è una certezza, ce l'avevo, che le piume erano davvero una cosa molto seicentesca e davvero di piume c'è una enormità dappertutto e sono soprattutto i musicisti che hanno le piume, i concerti, le cose, insomma. Quindi diciamo qui abbiamo detto che non è un bassifondo del barocco, bassofondo del barocco, allora forse è una cena allegra, è un aperitivo allegro, è una cosa. Scusa, se è sicuramente un quadro non tagliato. Allora, questa questione del dipinto non tagliato. Allora, senti, io qui ovviamente anche relata refero, l'ho chiesto alle persone che hanno fatto questa indagine.
Le persone che hanno fatto questa indagine mi hanno detto, dice, guarda, per noi no, dice, forse può avere una piccola riduzione in basso, ma per noi le misure sono queste, perché in effetti il modo in cui è inchiodato, diciamo, fa una certa ghirlanda, la quale ci dice che... Ma io poi penso che l'Irlanda la fa comunque, anche se alla fine è ridotto, però io anch'io penso che non sia ridotto, e poi ti dirò anche perché. Penso che sia così, penso che sia effettivamente, penso che nasca così o simil così. Questo bellissimo berretto rosso con tante piume, vedete che tra l'altro ha intorno come un alone scuro. Questo lo capiremo per quale motivo c'è, ma insomma, comunque. Ecco, no, io appunto vi avevo messo un po' di piume, ma solo così, queste, diciamo, immagini di confronto che vi do sono assolutamente, non vogliono confrontare niente da un punto di vista stilistico, niente da un punto di vista cronologico, vogliono soltanto dire che di piume noi davvero ne vediamo un'enormità, e soprattutto ne vediamo nei concerti. Nei concerti proprio ce ne sono una grandissima quantità di piume, però quel berretto lì rosso noi non lo troviamo mai nelle persone, diciamo, anche di spettacolo in qualche modo, ma così. Sto berretto rosso, Alessio caro, io vedo che questo berretto rosso lo si trova solo in delle scene quasi carnascialesche, in delle scene che sono quasi... Non è proprio lo stesso berretto, però insomma un pochino ti viene il pensiero, perché qui da una parte la festa ovviamente di Vallard di Monaco, dall'altro un bellissimo Regnier, insomma qualcosa ce l'ha, sembra un berretto un po' così, con un'aggiunta sensazionale di bellissime, di ricche piume. La cosa più simile che ho trovato a questo copricapo, ripeto, non ci sono analogie, eccetera, è in questo autoritratto di Pietro Bellotti, che un pochino, insomma, ci somiglia. Allora mi chiedo, era un copricapo per un'occasione? Era un copricapo per una festa, era un copricapo particolare? Non lo sappiamo. Certamente questo personaggio è un personaggio elegantissimo, insomma, e finitissimo anche. C'è una certa disparità, secondo me, tra queste due figure. È vero che davvero la figura, diciamo, di destra guardando questa, insomma, è una figura che sostanzialmente non finita, perché non ha le braccia, non ha le maniche, non sappiamo veramente come l'avrebbe vestita il pittore. Però c'è un po' di stacco tra le due, secondo me, come ceto sociale e tutto. Mi colpisce anche qui il copricapo, perché insomma un velo, un drappo, insomma una stoffa messa così in testa, noi siamo più abituati a vederla sulle donne eventualmente, cioè di donne che hanno questa specie di copricapo qualcuna ce l'abbiamo presente in pittura. Uomini meno, vedete, c'è anche un ricamo, eccetera. Anche questa figura in radiografia, vi mostro sempre la radiografia, vedete che ha avuto un po' un cambiamento nella stessa zona, la zona della bocca, sempre un pochino più... Infatti qui è come se avesse quattro file di denti, no? Nella radiografia. E sempre queste macchiette, diciamo, radiopache, eccetera, eccetera. Naturalmente, vedete qui, già nel visibile, vedete come una sorta di alone più scuro contorni il capo delle figure, e quello doveva essere poi quello che sarebbe diventato lo sfondo del dipinto, no? Noi qui vediamo tutta un'area, diciamo quest'area bruna, no? Che è un primo strato. La preparazione è, per capirci, qui non si vede eccola. Perché io, scusate, sono un'incapace, ecco, non so se... Ecco, vedete qui che c'è questa parte più chiara? Questa era la preparazione. Questa invece parte è un primo fondo, diciamo, e questo era probabilmente poi quello che sarebbe diventato lo sfondo delle figure. Anche qui la figura, vedete, nel viso è molto molto finita, e però poi ha uno stato di incompiutezza
piuttosto notevole, che ho messo dopo. Ho messo una riflettografia che ci aiuta a vedere un po' come erano costruite le figure. La riflettografia dovrebbe essere quella che ci aiuta un po' a capire il primo abbozzo, il disegno. Qui, diciamo, poi c'è un problema perché davvero il quadro ha una vernice molto molto ossidata, quindi le analisi, per carità, sfondano, però insomma quando c'è davvero una vernice ossidata così un pochino non aiuta la cosa, e quindi gli stessi esperti analizzatori individuano in questi tratti la costruzione proprio dei visi, delle figure, e qui insomma un abbozzo molto molto generico, insomma, delle figure, quindi non un disegnatore che disegna tanto, ecco, insomma, un abbozzo. E qui abbiamo l'ultravioletto sappiamo che è quell'indagine che ci permette di vedere i ritocchi. Anche qui questi ritocchi, insomma, sì, certo li vedi, però insomma li vedi fino a un certo punto. Quello che è sicuro è che l'occhio della figura, con questa sorta di turbante, ma lo si vede naturalmente anche se rifacciamo un giro in mostra, si vede, è stato certamente ritoccato, c'è qualche ritocco qua e là. Un problema lo pongono proprio invece queste colature. Perché invece a noi nulla ci toglie l'idea che sia, anche perché dovresti ritoccare così questa parte poi di un altro colore, insomma non si sa. Quindi immaginiamo che invece qui ci sia tutta una parte originale che appunto ha a che vedere con questo aver lasciato il quadro a un certo punto. Quindi questi sono un po' i risultati che ci ha dato in questo stato delle cose l'ultravioletto. E qui appunto invece ruotiamo la radiografia e vediamo quindi che questa è una tela riutilizzata. E quindi il fatto che questa tela sia riutilizzata, che lì ci sia una testa di un personaggio insomma voltato verso sinistra, il fatto che la tela insomma abbia un po' questa dimensione, eccetera, ci fa pensare che alla fine sia quella la dimensione della tela, che non sia una tela ridotta. Certo, io mi continuo a chiedere una cosa, ma se noi ci ricordiamo, abbiamo questa dicitura, il quadro in una parte rotta, dove sta questa rottura? Perché io questa rottura la dovrei vedere con la radiografia. Va bene il quadro è rifoderato, va bene che passa tanto tempo nelle cose della vita, ma io questa rottura me la dovrei ritrovare. Potrebbe essere però, visto che noi pensiamo che forse sia stato un pochino ridotto in basso, può essere anche che ci fosse magari lì un taglio e l'hanno ridotto proprio per eliminare questo taglio. Insomma, come vedete, tante cose. Cos'è quel viso lì? Sembra una maschera, tutti quanti abbiamo detto, ma sembra una maschera, sembra una maschera. E infatti sembra una maschera, però se noi lo vediamo invece capovolto, ma alla riflettografia, vedi che lui ha già invece impostato le ombre, cioè c'è già un po' il personaggio, no? Quindi effettivamente non sono in grado di legarlo con un quadro di Cecco esistente che poi gli è venuto meglio, però insomma ve lo presento con me. Quindi io direi che in generale queste indagini, Cristina, che così in questa collaborazione solidale l'Accademia Carrara ci ha permesso di condurre, io credo che comunque qualche notizia in più ce la danno, forse non aprono quelle piste sensazionali che in altri casi invece davvero un pochino si aprono, eccetera eccetera, però sono effettivamente molto utili e saranno molto utili per condurre un intervento conservativo che noi speriamo di calendarizzare al più presto. In definitiva, che cosa possiamo concludere, Gianni?
che questo quadro è stato abbandonato due volte. Perché questa è la situazione. È un quadro sfortunato, ma poi è fortunato perché è arrivato nella collezione Spada. E quindi possiamo concludere così. Dove c'è tutte persone straordinarie. Dove ci sono tutte persone straordinarie. O sono state. O sono state, assolutamente, anzi, erano, sono state straordinarie. Grazie. Adesso tocca a me. E il titolo è Riflessioni, un generico, Riflessioni sulla mostra di Cecco. Vabbè. Che cose da dire, perché non è che, a parte la bellezza di vedere tutti i quadri insieme, non è che poi vengano fuori grandissime cose. Allora, la cosa prima che mi salta agli occhi è che c'è, naturalmente, che c'è, mi sembra, un blocco di opere che raffigurano, che rappresentano un Cecco più maturo, un Cecco da risultati più clamorosi, e si possono individuare in queste, insomma, La cacciata dei mercanti, Il fabbricante di Londra, Il San Lorenzo, La resurrezione, L'amore al fonte, L'amore, Il San Giovanni Battista e basta. Ecco, queste qui secondo me si legano tutte bene insieme e probabilmente appartengono allo stesso periodo, forse da collocare fra il 1415 e il 1620 della Resurrezione. Rappresentano, ci danno l'immagine di un Cecco veramente al massimo livello di qualità, di maturità, a Roma probabilmente, in questi anni qui. Sono tutte segnate, appunto, le caratterizza anche proprio questa tensione, le rivediamo magari, che hanno le figure, mentre negli altri quadri precedenti forse sono un po' più ferme, sono un po' più statiche. Qui c'è sempre un grande turbinio, e anche nella tensione palpabile proprio del San Lorenzo la si può riconoscere, insomma. E così appunto in queste figure così enigmatiche come questa del fabbricante di Londra, che appare più maturo secondo me rispetto a quello di Atene, e chiaramente nel quadro che probabilmente per lui deve essere stato una sorta di manifesto e anche di impegno notevole, perché glielo richiedeva appunto Vincenzo Giustiniani. Poi abbiamo invece il quadro di l'affresco di Bagnaia, che sappiamo essere stato dipinto per il cardinale Montalto nel casino appunto di Bagnaia, e siamo questo con l'unica altra data sicura oltre alla Resurrezione, primi mesi del 14, quando sicuramente già a Roma. Si lega secondo me a questo, come ho già detto anche stamani durante la visita, rivedendolo nella mostra e vedendolo insieme a tutti gli altri, si lega secondo me l'andata al Calvario di Bratislava, perché per esempio vedete il particolare molto savoldesco, qui c'è già molto Savoldo, del panneggio della tunica di Cristo in basso, e anche poi il panneggio del manto blu di Cristo, se lo vediamo con quello che riusciamo a vedere, per esempio delle tuniche, dei manti, soprattutto dei manti, per esempio del manto di Dario e di quest'altra figura femminile al limite sinistro,
sono molto vicini appunto al trattamento di questa, del panneggio di Cristo, insomma, della tunica e del manto di Cristo. Ecco, in tutto questo, appunto nella sala dove è collocato, stride un po' il quadro Pesenti, che è molto diverso in qualche quindi non può avere questa collocazione cronologica, e quindi secondo me o è stato fatto prima o addirittura può essere un segnale di un ritorno in Lombardia dopo il 1620, però io sarei più del parere che sia stato fatto prima. Però è indubbiamente un quadro che non lega con quei dipinti lì, ma che lega piuttosto, secondo me, con i quadri più fermi precedenti, insomma con le figure più ferme. E poi abbiamo, ecco, queste qui appunto sono i quadri che dicevo, cioè della fase che io intendo napoletana. Secondo me si lega piuttosto con questi, per esempio anche l'inserto del piede inginocchiato rispetto a questo dell'angelo custode, insomma, che secondo me è un quadro che si lega molto con l'ambiente napoletano. Poi abbiamo sempre a Napoli, secondo me questo, la mostra mi conferma questi, appunto queste mie opinioni che ho espresso nel catalogo, e appunto il quadro di Vienna col tributo della moneta, ecco, con questi particolari che mi ricordano molto Filippo Vitale, insomma, a Napoli in quel periodo, siamo all'inizio del secondo decennio, probabilmente metà secondo decennio per Vitale, insomma. Ecco, e poi vedendo in mostra il quadro di Atene accanto al quadro di Londra, ho potuto alla fine concludere che non sono assolutamente dello stesso periodo. Il quadro di Atene, secondo me, si lega a questi quadri precedenti. E quindi non lo so se anche lui può essere stato dipinto nello stesso periodo, ma questo me lo fa pensare, perché messo proprio a fianco del quadro di Londra sono dipinti in modo diverso. E l'unica cosa che è identica è naturalmente la natura morta, e questo mi fa pensare che lui avesse utilizzato un cartone per poi rimetterla nel quadro di Londra. Però il quadro di Londra, per quello che riesco a capire io attualmente sulla cronologia, dovrebbe essere posteriore rispetto a questo. Vedete la vicinanza stilistica proprio fra il Cristo di Vienna e il quadro invece di Atene, cioè proprio lo stesso modo di tagliare la figura, con questo molto più molto nitida rispetto alla maggiore morbidezza, si fa per dire con Cecco, però insomma sicuramente la maggiore maturità, evoluzione, svolgimento, diciamo, stilistico che abbiamo invece nel Fabbricante di Londra. A proposito del Fabbricante di Londra, si diceva prima appunto di che cosa è in bocca. Secondo me ha una caramella di zucchero, uno zuccherino, e come vedete, come potete vedere, vedendolo dal vero, finalmente vicino, perché a Londra, al Wellington Museum, il quadro è posto molto in alto e anche andando a vederlo dal vero non si riesce a capire, nella scatola per alimenti che c'è in primo piano ci sono degli oggetti rotondeggianti che fanno pensare che quella sia una scatola con altri zuccherini come quello che c'ha in bocca, insomma. Ecco, poi la cosa forse più sorprendente, più interessante, al di là di queste riflessioni, è questo dato concreto che ci arriva da Varsavia. Varsavia nel 2022, la National Gallery di Varsavia, il Museo Nazionale, ha pubblicato un saggio di Grazina Bastek e Mateusz Jasiński,
dove hanno pubblicato la radiografia di questo dipinto e c'è una sorpresa perché sotto c'è un altro quadro e come vedete per fare San Sebastiano ha utilizzato probabilmente una figura di Cristo flagellato che c'era sotto un precedente quadro. In primo piano, la figura in primo piano sembra appartenere a quel quadro lì. Quindi, e poi vedete, a livello proprio della divisione del telaio, c'è un'altra testa che si vede abbastanza bene. Si vede bene il naso e si vede molto bene la testa di quello che io penso potesse essere un Cristo flagellato. Mentre nella parte di sinistra sembra di scorgere qualcosa al limite estremo della figura col turbante, sembra che anche lì ci sia una sovrapposizione di un'altra figura. Poi per il resto mi sembra che tutto corrisponda alle figure del martirio di San Sebastiano. Quindi non lo so se anche in questo caso c'era una flagellazione con quelle figure che facevano già parte della scena, oppure, perché mi sembra strano che lui abbia dipinto il Cristo flagellato e questa figura poi è una figura all'estrema sinistra, che non, quindi non lo so, se ne può parlare anche dopo, oppure se volete intervenire subito, che cosa vi sembra? Perché insomma è interessante. Secondo me è un Cristo flagellato. Voi... E questa figura in primo piano dovrebbe far parte della precedente scena. Penso. Loro pensano così, loro di Varsavia pensano così. Questa testa non è la testa del San Sebastiano, questa testa è... Come? Quella figura in basso a destra dovrebbe essere della precedente... Sì, sì. E poi che fa? Ah, e poi l'hanno mantenuta in quella seconda. Sì. È una figura che può andare bene sia per una flagellazione che per un martirio di San Sebastiano. Il quadro? Vediamo se ce l'ho anche insieme, ecco. Perché praticamente nella seconda, diciamo, versione avrebbero dovuto scontornare, mantenendo fissa quella figura in basso, avrebbero dovuto sagomare il canestro del San Sebastiano sul profilo di quella figura del Gesù. No, probabilmente è un taglio fotografico così, il quadro non credo sia tagliato. Loro escludono che sia tagliato. Loro sono scettiche che non è tagliato. Mm. Forse gliele sta legando, è l'aguzzino, sì, perché questo braccio in alto è quello del San Sebastiano, che non fa parte della precedente. Mm. Thank you.
C'è questa novità proprio di questa grande spalla dove c'è tutta la luce sulla spalla, no? Che quello fa parte proprio del Cristo flagellato. Cioè proprio la radiografia fisicamente. No, c'è questa foto. È pubblicata su questa rivista del museo. Sì, loro mi hanno mandato loro questa immagine, però l'immagine è pubblicata su questa rivista del Museo Nazionale di Varsavia del 2022. Loro hanno fatto un articolo in cui hanno pubblicato le analisi di questo dipinto. Ancora di più. Sì. E anche tanto di ci vedo tanto anche come la rifunzione la testa sotto, perché è una cultura. Quale dici? Questa è in primo piano? Io anche Vitale lì ci vedo. Comunque è una cultura anche molto diversa da quella di Cecco. Sì, 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 molto fermo. Sì, c'è un po' di Battistello, sì, esatto. Sì, sì. Possiamo andare avanti. Tanto l'ultima cosa, ecco, l'ultima cosa riguarda l'Armigero. L'Armigero è stato un quadro molto considerato problematico da alcuni studiosi, amici, insomma, che mi hanno detto che secondo loro questa attribuzione a Dufay era un pochino traballante, insomma, che è un'attribuzione che ho fatto io nel 2010 quando ho esposto il quadro alla mostra di Firenze su Caravaggio e Caravaggeschi, ed era anche questo nei depositi, insomma, come anonimo. E io appunto l'ho riferito a Dufay. Anche in questo caso era un quadro abbastanza facile da avere e quindi per rappresentare Dufay abbiamo preso questo quadro, perché dagli Uffizi era anche abbastanza semplice. Io poi lo avevo attribuito, forse c'erano dei quadri di Dufay più importanti per far vedere il rapporto, ma si trovavano a Monaco e quindi era più complicato. Allora, e l'attribuzione che queste persone, questi insomma, amici studiosi hanno fatto, anche antiquari, insomma, è a favore di Adam de Coster, sottolineando il rapporto in particolare fra questi due quadri. Io sinceramente non è che la cosa mi abbia convinto completamente, anche se indubbiamente un po' di rapporto con Adam de Coster ce l'ha di sicuro, però questo è un quadro abbastanza particolare di Adam de Coster, che fa tutte scene a lume di notte, insomma, vabbè. Però vedete, questo di destra è Dufay e quindi, cioè, non è che siamo lontanissimi comunque. E questo in particolare io lo trovo molto vicino. Questo di destra è Dufay, che sta a Monaco, perché poi questi quadri che lui dipinge a Liegi finiscono tutti a Monaco, perché il suo protettore poi assume una carica importante a Monaco e si porta dietro tutti questi quadri, che era il vescovo principe di Liegi, che poi si trasferisce a Monaco, si porta dietro questi quadri. Questo, ecco, io lo trovo molto vicino e quindi secondo me l'ipotesi Dufay può essere ancora mantenuta, secondo me. In particolare, ecco, un quadro particolarmente significativo per proprio il rapporto con Cecco è sicuramente la Maddalena di Augusta, anche questo un quadro sempre in zona Baviera, dove probabilmente anche questo, secondo me, l'ha portato sempre il vescovo principe. E questo quadro era stato attribuito a Cecco del Caravaggio e invece secondo me assolutamente si tratta di un quadro di Dufay, probabilmente dipinto in Italia, in cui è molto vicino appunto a Cecco, e anche questo io non lo trovo molto distante dall'Armigero. Ho finito, grazie.
Adesso tocca a Rossella Vaudré. Il titolo del suo intervento è Note su Cecco del Caravaggio a Bergamo. Sì. Allora, grazie a Gianni e Maria Cristina per questo invito qui oggi, che mi fa particolarmente piacere, perché ho visto di recente, devo dire, solo il 24 marzo la mostra su Cecco. Devo dire che mi sono esaltata, anzi devo fare i complimenti a Gianni per aver costruito questa mostra così stimolante, così bella, e anche a Gianni e a tutti gli autori del catalogo, perché ci sono una serie di interventi che fissano dei punti fermi su Cecco, che effettivamente finora è stata una figura un po' sfuggente, e invece almeno cominciava a mettere qualche data, qualche documento su cui costruire un ragionamento. Dunque, il titolo del mio intervento non rispecchia in realtà quello che dirò, perché io parlerò del cosiddetto fabbricante di strumenti musicali, però quando mi hanno chiesto il titolo non avevo ancora le idee troppo chiare su che cosa volevo, di che cosa volevo parlare oggi. È un intervento, spero, molto breve, perché siamo tutti un po' stanchi forse a quest'ora. Appunto, mi occuperò del cosiddetto fabbricante di strumenti musicali, che è un tema assai dibattuto, ma mi occuperò in particolare della composizione di questo soggetto. Il titolo, come tutti sapete, è stato coniato da Roberto Longhi e compare nella didascalia della mostra, e che Gianni, pur con mille dubbi, non ha preferito mantenere. Ovviamente è un titolo storico, io credo che, anche se scopriamo che è tutta un'altra cosa, resterà fabbricante, cosiddetto fabbricante. Su questo argomento, cioè sul fabbricante, avevo accennato qualche cosa nel 2011 nel saggio del catalogo della Mostra Rome al tempo di Caravaggio, ma penso che sia necessario appunto ritornare anche su questo argomento, anche alla luce delle interessanti considerazioni di Gianni Papi e di Renato Meucci, che nel 2012 ha scritto un interessantissimo articolo sui dipinti musicali di Cecco del Caravaggio. Come ampiamente noto, Cecco conviveva con Caravaggio nel 1605 nella parrocchia di San Nicola dei Prefetti. Non si conoscono opere riferibili a Cecco in questo periodo in cui conviveva con il suo maestro, ma i riflessi di questo fondamentale periodo sono ben percepibili nelle sue opere, non solo per i dati stilistici assolutamente evidenti, ma anche per la loro audacia iconografica e compositiva, per la quale è facile intuire l'influsso di Caravaggio. Un sorprendente anticonformismo, come scrive Papi, che si mostra anche più audace del Merisi nel rinnovare le iconografie. E devo dire, Gianni, hai assolutamente ragione, devo dire, è una chiave di interpretazione molto interessante. Un chiaro esempio di questa audacia compositiva, vediamo se riusciamo a farlo funzionare, ecco, è nella tela, come è stato già notato, nella tela del San Sebastiano di Varsavia.
dove è del tutto nuova la scena rappresentata, con il soldato che stringe con la mano destra la freccia già conficcata nel petto di San Sebastiano, e non si capisce, come scrive Gianni, se per toglierla o sadicamente girarla nella ferita. Ma l'elemento più interessante e sorprendente della tela di Versavia è la presenza in basso a destra di una figura in primo piano, in piena luce, tagliata all'altezza delle spalle, che sembra più uno spettatore che dal di fuori assiste alla scena, che posta tra l'altro ad un livello più alto, come se fosse un palcoscenico di un teatro, piuttosto che un personaggio interno alla composizione. Per questo darei non so che per vedere quella radiografia che hai fatto vedere prima. Non sappiamo se questo particolarissimo taglio compositivo sia da addebitare a una decurtazione della tela, ma al momento non mi pare che sia confermata questa ipotesi. No. Uno degli artifici frequenti in Cecco e che derivano in parte direttamente da Caravaggio. Come più volte ho avuto modo di sottolineare, una delle caratteristiche più interessanti di Caravaggio è quella di mettere in atto alcune geniali invenzioni, invenzioni compositive, per sollecitare lo spettatore a partecipare allo spazio virtuale del quadro e divenire come una sorta di parte integrante del soggetto rappresentato, accentuandone il coinvolgimento emotivo. Basti pensare che nei suoi dipinti si muovono e agiscono personaggi di dimensioni naturali, con fattezze in tutto e per tutto simili a noi, in cui è facile relazionarsi e identificarsi. La scena poi è studiata per cogliere l'acme dell'azione, qualunque essa sia, ed è quasi sempre svolta tutta in primo piano. Un ruolo particolare in questo senso è svolto dalla luce, ma sarebbe in questo momento un po' troppo complicato approfondire questo aspetto. In più, per cercare di attenuare la barriera tra il nostro spazio reale e lo spazio dipinto, spesso Caravaggio inserisce alcuni elementi, spesso interrotti dal limite del quadro e o inseriti perpendicolarmente verso chi guarda, che sembrano voler penetrare nel nostro spazio fisico e suggerire il corretto punto di vista della composizione. Riesce in questo modo a suggerire un ponte tra queste due realtà, fondendole tra loro e attenuando o cercando di annullare il limite fisico del supporto. Altri pittori in precedenza hanno usato questo escamotage, ma nessuno con la frequenza ricorrente di Caravaggio, che lo utilizza in quasi tutte le opere. Gli esempi sono innumerevoli, ve ne ho portato qui qualcuno, vediamo. Se riesco, dove? Qui, non va. Perché? Ecco, prova qui. Qui? Ecco, vabbè, le ho portate per qualcuno, cioè questo è il compasso che è qui, alla cintura dei bari del personaggio di destra e poi la scatola del backman che sporge dal tavolo su cui è appoggiato. Però se faccio così... Il suonatore di liuto, neanche a parlarne, il manico del violino che sporge dal tavolo e proprio sembra venirci addosso, addirittura è anche tagliato. La fiscella ambrosiana che sporge sulla mensola su cui è poggiata, ancora questo meraviglioso sgabello su cui è inginocchiato San Matteo e l'Angelo, la seconda versione del San Matteo e l'Angelo, che vedete è in bilico, non è fermo, è in bilico con una delle zampe che quasi sembra venirci addosso. Ancora quella famosissima fiscella della Cenenema House di Londra che addirittura sporge molto di più di quella ambrosiana e nonché il gomito di questo personaggio a sinistra che anche lui cerca di sfondare il limite fisico della tela e la deposizione vaticana con questa magnifica
pietra angolare del sepolcro, che tra l'altro sepolcro in cui noi col nostro punto di vista siamo dentro, noi praticamente vediamo da dentro il sepolcro, che poi si coincide con quello di Vittrice, che era colui che ha diciamo finanziato, commissionato l'opera. O anche qui di nuovo troviamo un gomito che cerca di sfondare la tela. Vediamo se non per gli altri. Ancora questa, la canna tenuta in mano dal San Giovanni Corsini, anche questa ci viene addosso. È curioso che dalle radiografie appunto abbiamo visto che la canna in realtà prima si trovava in quest'altra posizione ed era tenuta da quest'altra mano e ci veniva addosso da quest'altra punto di vista, ma poi andava in realtà a confondersi con il panneggio rosso che è sulla gamba, e quindi penso che per questo motivo ha deciso di spostarla da quest'altro lato, senza peraltro cambiare minimamente la posizione della mano che nella prima versione appunto teneva la canna. Bellissima poi è la croce del San Francesco di Cremona, guardate in che posizione è la croce e in che posizione spericolatissima è il Cristo che è inchiodato ad essa. Ancora poi spettacolare assolutamente è la mano che sporge dal nulla, vedete, qui al centro, nel martirio di Sant'Orsola, l'ultima sua opera del 1610, questa mano che sembra quasi di volerci agguantare. I dipinti di Caravaggio non sono mai completi, non sono mai chiusi, non sono mai finiti. C'è sempre un elemento che nella parte inferiore si interrompe bruscamente al limite del quadro, come se dovesse proseguire oltre. Un artificio questo che usa spesso anche Cecco. Vedete le due San Giovanni della Pinacoteca di Capitolina e la copia della Galleria Guidoria Panfili. La Galleria Capitolina, Caravaggio inserisce il panneggio che prosegue oltre il quadro, verso in basso, verso di noi. Artificio questo non capito minimamente dal copista, il quale, come è naturale, fa finire invece il panneggio proprio in basso, ma certamente non gli viene in mente di farlo proseguire oltre il limite inferiore del quadro. Ecco, questo è il Cecco che segue il suo maestro, di nuovo il San Giovanni della Capitolina, ma lui lo fa nell'Angelo Custode, cioè questo stesso elemento del panneggio che prosegue in basso, così come il foglio che è in mano alla Sibilla Pizzi, che appunto prosegue oltre il limite della tela. Anche Cecco troviamo in alcuni esempi di elementi compositivi per collegare questo spazio, lo spazio dipinto e spazio reale. Ecco di nuovo il gomito che abbiamo visto, Caravaggio spesso usa e lo fa naturalmente anche Cecco. Tra l'altro ho visto oggi proprio che questa sorta di borsa è la stessa che sta nel fabbricante di strumenti musicali, cioè gli stessi identici. Una scarsella per le monete. Una scarsella per le monete. Una scarsella, sì, appunto. È identica, proprio c'ha gli stessi motivi. Sì, è uguale. E ancora qui, ecco di nuovo una tavola, uno spigolo di tavola che sporge come sporgeva la scatola di Backgammon, appunto nella cacciata di mercanti. Ancora uno sgabello in bilico, come quello della Cappella Contarelli, lo troviamo sotto, sempre nella cacciata dei mercanti, eccolo qua. La fiscella, cioè la Cenenemos, la cessa di frutta, e qui abbiamo questa meravigliosa natura morta del San Lorenzo, che è, appunto vedete sia questa la, diciamo, la palma, il sigillo, cioè tutto ci rimanda appunto a questo particolare modo di creare un ponte fra i due spazi visivi. E ancora nel cosiddetto flautista, ma che è in realtà un ragazzo che regge un flauto, ecco, troviamo anche qui uno spigolo di un tavolo, il manico del violino e l'archetto tutti appunto al di fuori.
Lo stesso è con l'amore al fonte, che è stato tra l'altro analizzato nel saggio di Francesco Rubini, molto bello, sì, molto bello. E anche qui c'è una freccia, vedete, che si interrompe improvvisamente. Arriviamo al nostro fabbricante di strumenti musicali. È, a mio avviso, una delle opere più sorprendenti di Cecco, che ha portato qui alle estreme conseguenze questo meccanismo, molto più avanti anche di quello che ha fatto lo stesso Caravaggio. Oltre a Longhi, che come abbiamo visto coniò per la versione di Atene il titolo di fabbricante di strumenti musicali, non sono mancate proposte diverse. Per Salerno, per esempio, era un giocoliere. Poi c'è l'ipotesi che sia ritratto di un musicista, riportato da Speer nel 1971, da Kaufmann, Jenkins e Wiesemann nel catalogo del 2009, ma non è convincente per Meucci, per la sostanziale estraneità degli strumenti musicali raffigurati. Per l'Alberto Cattino è un ritratto allegorico di ragazzo con strumenti musicali, un titolo condiviso sostanzialmente anche da Meucci e che ha identificato il disco metallico, insieme anche a Gianni, in mano al ragazzo con una moneta, che poi tu, poi moneta, poi no, c'era, cioè no, ripensato, c'è una fase in cui hai pensato che fosse no, è una moneta. Sì, è una moneta. E anche questo titolo è sostanzialmente condiviso da Marina Lambrakis Placa, direttore della Pinacoteca Nazionale di Atene, con la quale ho avuto a suo tempo un utilissimo scambio di idee. Sono due quadri straordinari di grande complessità allegorica, ma quello che mi interessa stasera sottolineare è la loro complessità compositiva. È indubbio, come è stato notato da Papi e da Meucci, che anche qui siano presenti una serie di elementi che ci vengono incontro e sembrano voler entrare nel nostro spazio. L'oggetto cilindrico, che, la nappa della scarsella di pelle e metallo, la scatola rotonda che sporgono dal borgo del tavolo e soprattutto il cassetto semiaperto non lasciano dubbi in proposito. A ben guardare, il giovane elegante con cappello piumato raffigurato al centro del dipinto, che sta parlando o canta, non è chiaramente un fabbricante o un artigiano, ma più verosimilmente, come è stato proposto, un giovane cliente, come ci dice anche il suo abbigliamento, seduto nella bottega di un artigiano che sta ritirando o comprando uno strumento, cioè il tamburello che ha in mano, e con la sinistra porge al fabbricante, artigiano, venditore o chi per lui, una moneta per pagarlo. Ma la domanda cruciale è: dov'è il fabbricante artigiano che sta per essere pagato e che chiaramente siede al di là del tavolo con il cassetto aperto? Non c'è. Non c'è, non è raffigurato, ma per una ragione ben precisa. Perché la figura del fabbricante artigiano a cui si rivolge il giovane porgendogli la moneta coincide esattamente con lo spettatore che sta guardando il quadro. Quindi l'altro protagonista della scena è colui che osserva la tela e che è posto proprio di fronte al giovane acquirente. Cioè, sono io che sto guardando il quadro. Andate, provate per credere. È impressionante, è un gioco di ruoli pazzesco. Ecco che in questo modo Cecco ha realizzato il suo artificio più perfetto, facendo diventare lo spettatore, chiunque esso sia, parte integrante e attiva della scena che ha dipinto. È lo spettatore che sta ricevendo il pagamento e che sta per riporre la moneta nel cassetto semiaperto davanti a lui o nella scarsella che ha vicino. Non a caso, a mio avviso, come spesso fa Caravaggio, la posizione e lo spazio di chi guarda è chiaramente individuato dalle due linee prospettiche oblique formate dal manico del violino a destra e dal rotolo di carte a sinistra, e che indicano anche il corretto punto di vista della composizione. Può essere stato Cecco ad inventare un gioco di ruoli così raffinato e geniale, tanto da prevedere un inserimento dinamico dello spettatore nella scena raffigurata nel quadro?
Tutto è possibile, ma sono propensa a pensare che il padre di questa idea geniale non possa che essere stato Caravaggio, anche se al momento io non ci sono esempi così chiari come quelli del fabbricante di Cecco, ma solo suggestivi suggerimenti. Penso naturalmente soprattutto alla musica e al suonatore di liuto. L'idea di un artificio di questo genere per coinvolgere lo spettatore all'interno di un'opera d'arte e metterlo in relazione con essa in ogni caso non era nuova. Solo per fare un esempio, cambiamo secolo, solo per fare un esempio, un principio simile si trova nella scultura greca, nell'Afrodite Cnidia di Prassitele, in cui la figura femminile, sorpresa da un estraneo, cioè da chi la sta guardando, mentre completamente nuda sta uscendo dal bagno, istintivamente copre le sue parti intime con la mano destra, prendendo con la sinistra per coprirsi un panneggio poggiato su un'idra alla sua sinistra. Come è stato notato, questo espediente è stato utilizzato da Prassitele non solo per avvicinare le reazioni della divinità a quelle naturali di un essere umano, ma soprattutto per coinvolgere lo spettatore nell'azione, facendolo immedesimare con colui che causa i gesti della dea. Esattamente quello che fa anche Cecco. Anche se non può dirsi esponente della cultura classicista, Caravaggio, e quindi di conseguenza anche Cecco, deve aver risentito del clima del suo tempo e del movimento intellettuale ben preciso che attraverso l'approccio di varie discipline, arte, musica, letteratura, scienza, si ricollegava idealmente ai grandi esempi della Grecia classica. Movimento in cui, come è noto, furono coinvolte anche Guidobaldo del Monte e lo stesso Cardinal del Monte, protettore di Caravaggio. È un argomento molto complesso che necessita di ulteriori approfondimenti anche interdisciplinari. Finisco solo per notare che nel quadro di Cecco, vediamo se lo recupero, ecco, sì, compare questo strano oggetto cilindrico che può essere forse identificato con un cannocchiale, come dicevamo stamattina con Renato Meucci, e c'è uno specchio che notoriamente Caravaggio usava, visto che ce l'aveva a casa. Grazie. Abbiamo l'ultimo intervento di Enrico De Pascale. Il titolo è Ut Pictura Musica, Vaskenis e Cecco. Nella scomoda posizione dell'ultimo relatore. Forse anche più attento. Sarò ancora più breve, anche se indubbiamente questo intervento è quello che costituisce il secondo anello, se vogliamo, di questa mostra, l'anello bergamasco, quindi da un lato Cecco e Bergamo, le sue origini bergamasche forse, e naturalmente Vaskenis, pittore bergamasco, che abbiamo provato a dimostrare che possa aver avuto contatto diretto appunto con Cecco. Ora Vaskenis siamo appunto nella sua sala, nella sua bellissima sala a lui dedicata, con quest'ultimo arrivo, avete visto il ragazzino con la canestra, ma noi parliamo soprattutto del Vaskenis musicista o pittore di strumenti musicali. Sapete che lui è l'inventore letteralmente di questa nuova iconografia che non esisteva precedentemente. È stato detto giustamente che siamo in un luogo, in una terra che nel Cinquecento ha visto proliferare l'iconografia dei concerti, ma quello che fa Vaskenis è qualcosa di diverso, cioè inventare una composizione che è fatta esclusivamente di strumenti musicali. Sappiamo che era un sacerdote, sappiamo che era musicista, ha frequentato l'Accademia Musicale in Bergamo Alta. La sua idea è quella di trasformare lo strumento musicale da accessorio di composizioni più complesse nel protagonista assoluto delle sue composizioni. In questo modo intercettando due tipi di pubblico, se vogliamo, il pubblico della pittura e il pubblico della musica.
Abbiamo scoperto che molto spesso è capitato che quadri dipinti da Vasquelis rappresentino strumenti posseduti dal committente. E quindi accadeva che strumenti particolarmente pregiati e preziosi diventassero i protagonisti delle sue tele. Abbiamo capito che Gianni è uno studioso che ama le sfide. Gli ho detto prima che reputo la sua mostra, oltre che molto bella, una mostra veramente spericolata e quindi per questo interessante, una mostra che non ha nulla di scontato, una di quelle poche rare mostre che aprono dei nuovi percorsi, appunto gettano i semi per una nuova ricerca, che è quello che dovrebbe essere ogni volta una mostra che porta questo nome. E quindi all'interno di questo percorso abbiamo provato a verificare un tema che lui ha sviluppato già, se non sbaglio, del 92, e cioè che Vasquelis possa essere arrivato a costruire, a creare queste sue invenzioni dopo un contatto, se non con Cecco personalmente, con le sue opere. Ora, non so se sapete, ma Vasquelis è rimasto fino a non molto tempo fa un personaggio avvolto nel mistero. Erano pochissimi documenti che lo riguardavano. Sapevamo appunto che era nato a Bergamo e morto a Bergamo, ma si era persino pensato che non fosse mai uscito dalle mura di questa città durante tutta la sua carriera. Poi si è dimostrato invece che era talmente amante dei viaggi che a un certo punto la curia di Bergamo lo richiama, addirittura viene processato perché viene accusato di non assolvere i suoi uffici pastorali. Insomma, questo non diceva mai messa perché era sempre in giro. E quindi questo naturalmente vuol dire molto anche per la possibilità di leggere le sue opere in un certo modo, con una certa chiave. D'altra parte, bastava guardare i dipinti per rendersi conto che non poteva certo trovare a Bergamo e solo a Bergamo le radici di queste sue invenzioni. È un pittore che doveva aver per forza viaggiato. Questo è un passo dell'effemeride del padre Donato Calvi, un padre agostiniano che era stato suo amico, era l'abate priore del convento di Sant'Agostino in Bergamo Alta, che pochi giorni dopo la morte del pittore appunto scrive questo epitafio in cui c'è una frase che a mio parere va sottolineata e presa in considerazione, là dove dice: sacerdote ultimamente estinto al 15 marzo del 1677, che resosi nel dipingere al naturale oggetti specialmente inanimati singolari e nel rappresentarli strumenti e figura dell'arte liberale impareggiabile, velocemente camminò per le vie dell'immortalità. Quindi Vasquelis adotta il sistema della rappresentazione di oggetti che ha davanti agli occhi dal naturale, secondo una tradizione che noi conosciamo molto bene, che qui è stata evocata molto spesso. Quindi dal naturale vuol dire ritrarre questi strumenti, da cui la famosa definizione di Longhi, che appunto definì i quadri di Vasquelis ritratti di strumenti, quindi non strumenti genericamente intesi, ma ritratti dal vero. Le date che conosciamo e che secondo me fanno, come dire, riferimento al suo percorso, ci si accorge innanzitutto che Vasquelis comincia a dipingere molto tardi. Adesso, da un documento che è apparso qualche anno fa, sappiamo che il suo maestro è stato Gian Giacomo Barbelli, un pittore non molto noto, presso cui lui va a lavorare dal 1639 al 1642, il che significa che lui praticamente si è formato all'età di 25 anni. C'è anche una ragione, come dire, pratica in questo tipo di scelta: doveva aspettare i 25 anni per raggiungere la maggiore età e poter incamerare l'eredità che il padre gli aveva lasciato. Il padre era morto durante la peste. Con quei soldi, nel 25, appunto, dopo i 4 anni di apprendistato, prende i voti e diventa sacerdote. 26 anni e lui ancora di fatto non ha cominciato a dipingere. In proprio. Dobbiamo immaginare quindi che la sua attività vera inizi a partire dal 1643 circa, quando ha la bellezza di 26 anni. Non sappiamo quindi quale sia il suo vero maestro, perché Barbelli, lo vedete in questa foto, è qualcosa che non ha nulla a che vedere con la sua produzione di Nature Morte. Quindi dove Vasquelis ha tratto spunto, chi gli ha fornito, come dire, gli stimoli e gli spunti per intraprendere una carriera di pittore di natura morte, un genere che a Bergamo non aveva nessunissima tradizione. E qui si aprono appunto gli scenari che Gianni ha evocato anni fa e che secondo me appunto meritava verificare e approfondire. Io alla fine di questa ricerca ho considerato che questa ipotesi, cioè che Vasquelis abbia potuto incontrare le opere di Cecco, come un'ipotesi plausibile, di sicuro oggi è l'unica che abbia un qualche sostegno, diciamo così, nella pratica e nei documenti. Il viaggio a Roma, che adesso siamo in grado di dimostrare,
di Baschenis avviene solo nel 1650. È un Baschenis ormai già incamminato nell'attività professionale, quindi ha una bellezza di 33 anni, vuol dire che a questo punto la sua produzione deve essere già iniziata da alcuni anni. Ed ecco che allora salta fuori l'idea che o a Bergamo o in qualche altra situazione lui possa aver incontrato delle opere di Cecco, che adesso andiamo a vedere. Questo è sempre Barbelli, ci siamo chiesti che cosa può aver imparato da questo pittore. Praticamente nulla, se non forse l'arte di scorciare. Ecco, siccome Barbelli ha dipinto molti affreschi di soffitti, volte, di chiese, quindi l'arte della quadratura, dello scorciare le figure e gli oggetti può essergli sicuramente servito. I primi a occuparsi di Baschenis in età moderna sono stati, come sapete, prima ancora di Longhi, è stato Charles Sterling, in questa famosa mostra tenutasi all'Orangerie nel 1952, in cui raduna i più importanti pittori di natura morte, tra cui appunto Baschenis, che lui giudica uno tra i più interessanti pittori della tradizione caravaggesca. Subito dopo arriva Roberto Longhi, che nella famosa mostra di Palazzo Reale del 1953 convoca una decina di opere di Baschenis, tutte nature morte musicali, tranne una, ed è qui che il famoso paragone in cui evoca un martirio di Santa Cecilia, dove spesso si possono notare appunto questi cumuli di strumenti musicali. Io qui ho messo a titolo di esempio questo di Carlo Saraceni, che si trova a Los Angeles. Ma la maggior parte degli studiosi ha fatto riferimento, viceversa, a questo famoso dettaglio dell'Amor Vincitore di Berlino, dove gli strumenti musicali vengono rappresentati in modo prospetticamente impeccabile, con questa luce fortemente contrastata, e che è quella che fa dire sia a disertori nel 78, ma soprattutto a Luigi Salerno, nella Natura Morte Italiana dell'84, che è il primo forse a evocare la figura di Cecco, dove dice appunto non solo l'invenzione del Mirisi, ma anche di analoghi motivi trattati con finezza, ad esempio, da Cecco del Caravaggio. Quindi il nome di Cecco compare a questo punto come uno dei possibili ispiratori della pittura di Evaristo. E poi si aggiunge Gianni Papi, appunto, il quale chiama in causa un dipinto come questo, l'Angelo Musicante, di collezione privata, che abbiamo visto prima nell'intervento di Renato, in cui appunto possiamo osservare questa accurata interpretazione degli strumenti musicali su questi tavoli, dove stanno tappeti turchi, come saranno anche nei quadri di Baschenis, con la cesta, i fogli da musica, che, come dice Gianni, sembrano quasi già dei dettagli tratti da un dipinto di Baschenis. Questo vale anche per il modo in cui gli strumenti sono ritratti, non soltanto per gli scorci prospettici, ma anche per la qualità della pittura che sembra caratterizzarli. Naturalmente ci si è soffermati sul dettaglio del cassetto aperto. Io concordo sul fatto che questo dipinto evochi l'idea di una visione da questa parte del tavolo, perché il cassetto, evidentemente, aperto in questo modo, suggerisce che lo spettatore, come diceva benissimo Messer Rossella, ma forse lo stesso pittore, perché questo specchio, appunto, sono convinto anch'io che sia uno specchio per pittori. Nell'inventario dei beni di Baschenis è citato uno specchio tondo di cristallo per pittori con coperchio. Questo stesso tema del cassetto aperto, così caratterizzante, lo si ritrova nel capolavoro di Baschenis a Bruxelles, che avremmo voluto avere nella mostra, sembrava quasi che ce l'avessimo fatta, poi all'ultimo momento il prestito non è stato concesso. Ecco, è evidente che qui ci sono moltissime convergenze, sia dal punto di vista compositivo, formale, stilistico, è inutile che stia a enumerarle, ma questa idea del cassetto è effettivamente potente, come questa luce serale che ci riporta appunto a certe atmosfere. Il cassetto torna anche nelle composizioni di cucina, più rare in Baschenis, meno celebrate, perché indubbiamente questa non è una sua invenzione originale, lui riprende dei modelli che risalgono probabilmente anche alla pittura spagnola, ma vedete che il cassetto ritorna con la stessa funzione di elemento che congiunge lo spazio interno del quadro con quello esterno, come ha ben fatto osservare Rossella poco fa. E tornando a un'indicazione che era già stata di Marco Rossi, cioè che questo tema del trompe-l'œil, dell'illusionismo, per cui la sagacia prospettica di questi artisti ha anche un precedente ulteriore e antico, che è quello appunto della pratica delle tarsie.
Questo è un dipinto che è stato al centro ultimamente di un interesse particolare perché, come raramente accade, è stato possibile per la prima volta, in effetti, leggere e interpretare lo spartito che vedete appoggiato sulla spinetta. Questo spartito che reca tra i pentagrammi i versi di un sonetto da un canzoniere di Petrarca è stato riconosciuto e identificato come un madrigale di Orlando di Lasso, pubblicato a Venezia nel 1568, il che riporta in auge il tema di questi ripescaggi di musica del secolo precedente che ritorna anche in Caravaggio, per esempio, mi viene in mente. E questo è il testo a stampa che coincide perfettamente. È l'unico caso che conosciamo in Vascenis, nel quale in tutti gli altri casi si limita a scarabocchiare le note sullo spartito che dipinge. Il tema del cassetto, giusto perché più curioso, ritorna anche in altri pittori, naturalmente non soltanto in Vascenis, sempre con questa idea di congiungere e unire lo spazio della pittura e lo spazio della realtà. Questo è Giacomo Liegi. Ho finito, grazie. Abbiamo ancora un po' di minuti per eventualmente aggiungere qualche commento, se volete. Qualche elemento di discussione. Forse abbiamo già detto abbastanza. Siamo esauriti. E naturalmente abbiamo indagato quello. Purtroppo non hanno dato nessun frutto. Saremmo aspettati che fossero titoli di composizioni, quindi o hanno significato allegorico che ci sfugge, ma non corrispondono per quello che sappiamo oggi a nessun testo conosciuto. Allora chiudiamo qui il convegno.